Quando nel video dell'iceberg di YouTube abbiamo parlato di Mister Anime, abbiamo tutti trovato l'argomento parecchio affascinante, nonostante si trattasse di un episodio terribilmente triste. Partendo dalla sua storia, però, ho pensato che sarebbe stato molto interessante e coinvolgente informarvi sulle vicende di altri YouTuber e raccontarvele in un video dedicato. E durante le ricerche mi si è praticamente aperto un mondo. Sono tantissimi i casi macabri e oscuri che riguardano gli YouTuber, perciò ho deciso di includere quelli che mi hanno colpito di più e che sono sicuro riusciranno a stupirvi. Prima di cominciare, vi ricordo che una grandissima percentuale di spettatori di questo canale non è iscritta, perciò se guardate i miei video e vi piacciono i contenuti che porto qui, ricordate di cliccare su quel pulsante. Detto questo, possiamo iniziare. Iniziamo con una storia che mi ha letteralmente scioccato. Parliamo di Michelle Hackney, una donna di Maricopa, in Arizona, che nel giugno del 2012 creò un canale YouTube che in futuro avrebbe scandalizzato milioni di persone. Il canale si chiamava Fantastic Adventures e fondamentalmente consisteva nella creazione e condivisione di simpatici sketch per bambini realizzati dai figli della donna. Quest'ultima, infatti, aveva adottato ben 7 bambini e aveva deciso di farli partecipare come protagonisti nei suoi video. In poco tempo, il canale prese letteralmente il volo, arrivando a raggiungere oltre 800.000 iscritti e un totale di oltre 250 milioni di visualizzazioni. Numeri importantissimi che hanno fatto guadagnare a Michelle un'importante quantità di denaro. Come immaginerete, quindi, tutto il vicinato è venuto a conoscenza della fama e il successo di quella famiglia che sembrava tranquilla e felice. Iniziarono così a sorgere alcuni dubbi e accuse nei loro confronti. Spesso, in casi come questo, iniziano a girare le classiche voci maliziose causate dall'invidia, ma questa volta è andata diversamente. Le persone iniziarono a preoccuparsi della salute delle piccole star di YouTube e pensavano che qualcosa di sospetto stesse accadendo in casa di Michelle. Le famiglie che abitavano nello stesso quartiere hanno contattato il dipartimento di sicurezza minorile per segnalare attività sospette in quella casa, e non l'hanno fatto solo una volta, ma ben 15 volte. A quel punto era chiaro che molte persone fossero convinte del fatto che Michelle stesse nascondendo qualcosa. Questo anche perché nel 2017 uno dei bambini che appariva abitualmente nel canale YouTube venne visto vagare per il vicinato senza vestiti. Lo stesso dipartimento di sicurezza, quindi, ha investigato in casa della donna ben 9 volte, ma senza trovare alcun segno di maltrattamenti o roba simile. Poi, però, il 13 marzo del 2019, la figlia biologica di Michelle, una ragazza di nome Megan, ha finalmente denunciato alle autorità tutto ciò di assurdo che stava realmente accadendo in quella casa. Pare, infatti, che Michelle obbligasse i figli adottivi a partecipare agli sketch per il canale YouTube, e se si rifiutavano, li puniva nei peggiori dei modi. Immaginatevi lo shock che una cosa del genere può provocare. È anche assurdo che quei video realizzati con tanta violenza e odio, con il solo scopo di arricchire Michelle, venissero visti da milioni di persone, soprattutto da altri bambini. La donna ovviamente venne prontamente presa in custodia e, in attesa del processo, nel 2019 morì in un ospedale. Una cosa, a parer mio, scandalosa, che nessuno si sarebbe mai immaginato guardando uno dei loro video. Insomma, un vero e proprio incubo mascherato da canale YouTube e gestito da una donna che di certo non si può definire madre. Adesso parliamo del famoso caso di Elliot Roger, un ragazzo del 1991 che, interrotti gli studi, si è dedicato alla realizzazione di vlog sul suo canale YouTube. Ma il motivo della sua fama, se così vogliamo chiamarla, non è da attribuirsi ai suoi video. Elliot nacque a Londra,
ma si trasferì negli Stati Uniti con la sua famiglia quando aveva solo 5 anni. La situazione familiare era abbastanza complicata, ma di certo al piccolo Elliot non mancò mai nulla. Anzi, in realtà qualcosa iniziò a mancargli durante l'adolescenza. Nonostante provasse e riprovasse, nessuna ragazza voleva mai stare con lui. E questa cosa ovviamente lo faceva soffrire e lo aveva portato ad odiare sia le donne che lo rifiutavano che i ragazzi che invece avevano successo con loro. Credeva che tutto ciò non avesse senso. Secondo lui, dato che la sua famiglia era abbastanza ricca, tutte le donne sarebbero dovute cadere ai suoi piedi. Ma non era così, non lo è mai stato. Durante la sua vita, Elliot ha visitato molti terapisti, il primo quando aveva solo 8 anni, ma nonostante questo, lentamente nel suo cervello si stava sviluppando qualcosa di spaventoso, qualcosa che nessuno si sarebbe mai immaginato. Nel suo canale YouTube pubblicava video in cui si sfogava, dicendo ai pochissimi spettatori quanto la vita fosse ingiusta. Si lamentava del fatto che, nonostante avesse ormai 20 anni, fosse ancora vergine. Poi un giorno, il 23 maggio del 2014, tutto l'odio e la frustrazione vennero a galla e il giovane pubblicò un video su YouTube intitolato La ricompensa di Elliot Roger. In esso raccontò il suo folle e malato piano per prendersi la rivincita sulla vita. In modo dettagliato spiegò che sarebbe andato al campus della sua ormai ex università e che avrebbe semplicemente fatto fuori chiunque si trovasse sul suo cammino. Well, this is my last video. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you. Roger inviò anche una mail contenente un lungo testo autobiografico a circa una dozzina di conoscenti e familiari. Il documento, che intitolò My Twisted World, è stato reso disponibile su internet ed è diventato ampiamente noto come una sorta di suo manifesto. In esso ha descritto la sua infanzia, i suoi conflitti familiari, la frustrazione per non essere in grado di trovare una ragazza e così via. Il suo allora terapista, non appena ricevette lo strano testo, si allarmò e contattò i suoi genitori, ma ormai era troppo tardi. Elliot aveva già ucciso i suoi 3 coinquilini e si era diretto in una confraternita di sole donne, dove avrebbe preso la sua rivincita per essere sempre stato rifiutato. Ma fortunatamente non riuscì ad entrare, perciò si sfogò su 3 ragazze che passavano di lì per caso, aprendo il fuoco su di loro e uccidendone 2. Non so con precisione quante ragazze fossero presenti alla confraternita, ma immaginate che strage avrebbe fatto se fosse riuscito ad entrare. Ma comunque il viaggio di Elliot non si fermò lì. Poco dopo si recò in un supermercato pieno di studenti, dove fece fuori un altro ragazzo. Alla fine tentò di scappare con la sua auto mentre la polizia lo inseguiva. Durante la corsa ferì diversi pedoni, colpendone molti altri. La sua furia terminò finalmente quando si schiantò contro un veicolo parcheggiato. La polizia quindi si avvicinò e lo trovò senza vita in macchina a causa di un colpo autoinflitto alla testa. Nasim Agdam, una donna di 39 anni che su YouTube promuoveva lo stile di vita vegano. I suoi video diciamo che erano particolari, ma nonostante questo era riuscita a raggiungere un pubblico piuttosto ampio. E quando YouTube decise di demonetizzarle entrambi i suoi canali, la donna andò su tutte le furie. Contattò YouTube chiedendo spiegazioni, dato che era convinta che i suoi contenuti fossero stati demonetizzati per odio e razzismo. Scrisse al team di supporto che da quando aveva iniziato a fare video per il pubblico turco, le visualizzazioni e le iscrizioni erano drasticamente diminuite. Il che, secondo lei, doveva avere a che fare con una sorta di censura da parte di YouTube, ma quando il team rispose con una frase automatica sull'attivazione dell'account, la donna perse letteralmente la testa.
Si convinse che fosse in atto una sorta di complotto nei suoi confronti, arrivando ad accusare YouTube di avercela con lei per qualche motivo. In alcuni suoi post si lamentò mostrando al suo pubblico che YouTube l'aveva pagata solo 10 centesimi per 300.000 visualizzazioni. Ovviamente questo deve essere a dir poco frustrante, ma ragazzi, credetemi quando vi dico che è successo almeno una volta a qualsiasi YouTuber. Ma nel caso di Nassim non era solo un video a ricevere quelle brutte restrizioni, ma tutto il canale. Ovviamente ci sarà stato un motivo per cui YouTube ha deciso di demonetizzarla definitivamente, ma la donna proprio non riusciva ad accettarlo. Così un giorno di inizio aprile del 2018, prese la sua macchina e partì per un viaggio di oltre 800 km. Partì da San Diego fino ad arrivare a San Bruno in California, dove si trova il quartier generale di YouTube. La sua famiglia subito si allarmò della sua scomparsa, così lo denunciò alle forze dell'ordine. Queste ultime effettivamente ritrovarono Nassim a San Bruno e semplicemente informarono la famiglia del fatto che stesse bene. Poco più tardi, quella stessa mattina, la donna fece ciò per cui aveva viaggiato così tanto. Entrò nel quartier generale e fece fuoco, colpendo 3 persone, e subito dopo rivolse verso di lei l'arma e si tolse la vita. Fortunatamente tutti e 3 i feriti sopravvissero, e l'unica vittima di questo macabro e assurdo piano alla fine è stata proprio Nassim. Insomma, tutto quello che è accaduto non ha semplicemente senso. Si sarebbe potuta evitare la tragedia in 1000 modi diversi, ma purtroppo è andata a finire così. E un'ultima cosa che mi ha davvero colpito riguardo a questa storia è la reazione del padre della YouTuber. Il giorno dopo l'uomo venne intervistato e sorprendentemente non sembrava molto triste. Anzi, chiese solo scusa e diede ai presenti un foglio con altre scuse già scritte per l'occasione. Un comportamento piuttosto strano, secondo me. Ma voi invece cosa ne pensate? Bene amici, i casi di oggi sono stati decisamente orribili e con questo video spero davvero di rendervi più consapevoli circa tutto il male e l'odio che può nascondersi dietro alcuni canali YouTube. Vi invito fortemente a non emulare mai azioni pericolose come quella che abbiamo appena visto e in generale di stare sempre attenti a tutto ciò che vedete o fate online. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui. Vi chiedo anche di farmi sapere quale di questi fatti assurdi vi ha colpito di più. E come al solito, vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.